Allora, quindi abbiamo visto che se io, come nella maggior parte delle funzioni olomorfe conosciute, posso verificare che U e V soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann e sono C1, allora la funzione è sicuramente olomorfa, è sicuramente sviluppabile in 0 di potenza. Però per quanto riguarda le serie di potenze c'era un punto che non era chiarissimo rispetto al caso reale. Vabbè, prima vogliamo vedere la disuguaglianza di Darboux, quindi non voglio parlare di serie di potenze. Allora, io ho una omega, poi ho F omega contenuta in C, ho F da omega in C, qua mi basta solo che F sia continua, ok? E che devo andare a fare, poi ho una curva gamma da A a B a valori in omega, la curva gamma di classe C1. Allora, se vi ricordate, l'integrale lungo gamma di f di z in dz per definizione altro non è che l'integrale tra a e b di f di gamma di t gamma primo di t in dt, dove naturalmente questi sono numeri complessi, questo è un numero complesso, lo scrivete per esteso, poi bisognava svilupparlo, ok? La lunghezza di gamma è definita come al solito l'integrale tra a e b del modulo di gamma primo di t in dt. Se andate a vedere sugli esempi più semplici funziona. Allora, cosa voglio sapere io? Voglio sapere che se io vado a integrare, allora questo integrale è un numero complesso, se vado a fare le curve a valori complessi, a volte si chiamano anche i cammini, se vado a fare l'integrale di f lungo il cammino gamma di f di z di z e ne prendo il modulo, allora questo è uguale al modulo dell'integrale lungo gamma di f di gamma di t gamma primo di t in dt. Che è minore o uguale, questo passaggio lo giustifico dopo, perché per gli integrali a valori reali lo sapete bene che il modulo si può portare bene, per quelli a valori complessi poi lo dimostro tra un attimo, che è uguale integrale lungo gamma del modulo di f di gamma di t per gamma primo di t, sempre il modulo per dt, questo perché il modulo di due numeri complessi è il prodotto dei moduli, e questo è meno uguale del massimo. Allora, se questa funzione è continua, f gamma di t per t che varia tra a e b, scusate qua c'è a, non è altro che il sostegno di gamma. E il sostegno di gamma in genere lo chiamiamo j. Allora io voglio fare il massimo su j del modulo di f di z, allora se questo è il valore di f calcolato in un punto del sostegno di gamma, cioè in un punto di j, allora se ci metti il massimo, questo è un numero reale, adesso sono tutti numeri reali, integrale di funzioni continue reali, lo porto fuori e cosa mi rimane una volta portato fuori? La lunghezza l di gamma. Quindi quando andate a integrare una funzione complessa lungo un cammino
questo integrale si può maggiorare con il massimo della funzione stessa sul sostegno del cammino per la lunghezza del cammino stesso. Ok? Cioè, facciamo un esempio, io ho un cammino fatto così, qua sopra il massimo del modulo della funzione f è 7, la lunghezza di questo cammino è 5 e l'integrale è la minore di 7 più 5 fa 35. Ok? In modulo sempre. Ora, per quale motivo supponiamo di voler fare integrale lungo gamma di f di z? Vabbè, qua c'è sempre a b. Allora, supponiamo di fare l'integrale tra a e b di f, diciamo, di una certa funzione, chiamiamola phi di t in dt, dove phi di t appartiene a c. Quindi vedete qua la variabile è reale t, però la chi è la funzione phi di t? È tutta questa qua. Quindi stiamo parlando di una funzione di variabile reale ma a valori complessi, ok? Io voglio dimostrare che questo posso portare il modulo dentro, ok? Allora io cosa faccio? Prendo questo numero complesso qua, W uguale l'integrale tra A e B. Allora, se questo di phi di t diviso il suo modulo, ok? A uno dice, ma se il modulo è uguale a, se il modulo è uguale a 0, se il modulo è uguale a 0, se il modulo è uguale a 0, anche se porto il modulo dentro è la banale uguaglianza, no? Io voglio dimostrare questo. Allora, se questo qua è uguale a 0, la disuguaglianza è banale. Se questo qua è diverso da 0, vado a considerare questo vettore qua. Questo qua, vettore qua che è un numero complesso, che modulo ha? Che modulo ha questo numero complesso? Reale. Ok. Reale. No, no, no. Questo qua è complesso, questo è reale. Ma il rapporto è complesso. Però il modulo quando viene? È banale. Ho preso un numero, ho diviso per il modulo. Quanto è meno? 1. Chiaro? Quindi il modulo dell'integrale tra A e B di phi di t in dt è uguale all'integrale, scusate, a W, è il modulo di W per l'integrale tra i b di phi di t in dt. Perché come si fa il modulo di un prodotto? Il prodotto è il modulo. Questo modulo viene 1, questo modulo viene quello di prima. Ma quando andate a sostituire chi è W, fate la moltiplicazione, anzi qua ci mettete il coniugato, per meglio dire. Ok? Quindi cosa state a fare? State a fare un numero complesso per il suo coniugato diviso il modulo. Quando viene? Quanto viene? Ah, scusate, questo portate dentro, integrale tra i b di w phi di t in dt. E il modulo lo lascio fuori. Per quale motivo? E quella è una costante, lo posso portare dentro. Ok? Ma
a questo punto, a questo punto io posso scrivere che qua mi viene sopra o in modo dell'integrale tra a e b di qua ciò a, però vediamo un po', adesso che faccio? Faccio che se io prendo, allora qua ci abbiamo l'integrale tra A e B della parte reale di W più di T più di volte l'integrale della parte immaginaria di W più di T, e poi devo fare il dt e poi devo fare il modulo. Ma vediamo un po', questo è meno che uguale, l'integrale tra a e b allora questi li posso separare minore uguale dell'integrale della radice quadrata dell'integrale tra a e b della modulo quadro di W più F di T. Perché quando io faccio il modulo di questo, devo fare il quadrato di questo più il quadrato di questo, poi devo fare la radice, ma il quadrato di questo più il quadrato di questo senza la I è il modulo quadro di W più F di T, e questo qua è uguale all'integrale tra a e b, radice quadrata di fi, modulo di φ di t al
quadrato in dt. Ora però io questo qua volevo un modulo dentro, che lo posso fare, come lo posso fare? Allora vediamo un po'. Il modulo di sviluppo era uguale a 1, però aspettate un attimo, io potevo fare anche, sì, perché non lo voglio prendere così, allora prendiamo W, cambia no, perché quello che ho scritto non è sbagliato, prendiamo omega così. Che poi non sarebbe altro che l'integrale tra e b di f di t con il caso di t. Ok? Allora, andiamo a fare omega per l'integrale tra e b di f di t in dt. Allora, da una parte questo è uguale a modulo tra e b di f di t in dt, modulo quadro stavolta. Perché è un numero, allora questo è il coniugato dell'integrale, questo è l'integrale, questo per il suo coniugato fa il modulo qua, ma questo è uguale all'integrale tra e b di omega phi di t in dt, ma questo è uguale, io so che è un numero reale, quindi è uguale all'integrale tra e b della parte reale di omega phi di t. E la parte immaginaria è inutile che ce la metti, perché fa 0. Ma la parte reale è minore o uguale dell'integrale tra A e B del modulo di omega per il modulo di phi in dt, perché questa è solo la parte reale, il modulo è di più. Allora quindi ottenete integrale tra A e B modulo di phi t in dt, il modulo di omega è una costante, lo potete riportare fuori, ma il modulo di omega non è altro che l'integrale tra e b di f di t in dt col modulo, perché o coniugato o senza coniugato, omega era il coniugato del numero di prima, quindi lui e il suo coniugato hanno lo stesso modulo. Lo ripeto, allora, quello che ho detto sopra è vero, ma non si arriva a arrivare alla disuguaglianza. Io ho preso una funzione a valori complessi, questa c'è un integrale, questo integrale è un numero complesso, prendo il coniugato di questo numero complesso, che è l'integrale del coniugato, il coniugato posso mettere sia fuori che dentro, non cambia niente, che il coniugato dell'integrale è uguale all'integrale del coniugato. Adesso prendo questo numero complesso e lo moltiplico per il suo coniugato, che cosa ottengo? Il modulo 4. D'altro canto, essendo una costante, quella la posso portare dentro. D'altro canto, essendo che questo è reale, io so che questo qua è il prodotto di due numeri complessi, cioè la parte reale e la parte immaginaria. Quando vado ad integrare la parte immaginaria deve fare 0, perché di là non c'è, quindi questo qua è l'integrale della parte reale, ma la parte reale è minore del modulo e il modulo è minore del prodotto dei moduli, quindi posso scrivere che quell'integrale l'integrando è minore o uguale dell'integrale del modulo di omega per il modulo di questo. Allora il modulo di omega, che è costante, lo riporti fuori, che è uguale a uno di questi due moduli,
quarto modulo invece te lo ritrovi dentro. Quindi semplifichi uno dei due. Se, dice, ma se questo fa 0, ma se questo faceva 0, il numero era 0 e quindi la disuguaglianza avevamo detto che era a prescindere. È chiaro? Quindi si tratta sempre come al solito di fare dopo. Ok, quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, no, prima abbiamo visto questa disuguaglianza e poi in base a questa abbiamo visto la disuguaglianza di tabù, cioè che io quando vado a fare l'integrale di una funzione di variabile complessa lungo un cammino, questa integrale la posso sempre maggiorare col massimo della funzione lungo il cammino per la lunghezza del cammino stesso. Ok? Quindi questo è quanto. Ora però non abbiamo ancora finito, perché se andiamo a parlare di funzioni di somme di serie di potenze in campo complesso, allora c'è un teorema, mentre tutto il resto funziona tale e quale, c'è un teorema che è un po', diciamo, è meglio di fare, perché se vi ricordate, quando io avevo una funzione di variabile complessa, diciamo, somma di una serie di potenze, allora, se qua la variabile era reale, io la potevo derivare termine a termine e la serie derivata aveva lo stesso raggio di convergenza. Vorrei vedere la stessa cosa per... Però se vi ricordate, per fare il teorema di derivazione termine a termine, io usavo il teorema fondamentale del calcolo integrale, no? Per fare la derivazione termine a termine, nel caso reale, che è più difficile da estendere. Quindi in questo caso lo voglio fare, la derivazione termine a termine la voglio dimostrare senza passare per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la voglio dimostrare direttamente. Cioè, io so che questo, allora, per comodità la prendiamo, la serie la prendiamo centrata in 0. E poi sappiamo che questa converge in una sfera di centro origine, un cerchio di centro origine di raggio L. Ok? Allora vogliamo dimostrare che f' di z esiste ed è uguale a somma per n che va da 1 a infinito di n per a con n per z alla n meno 1, dove sempre in b0r. Quindi vogliamo dimostrare che questa è derivabile ed è derivabile termine a termine. A questo punto questo teorema dimostra, tra le altre cose, che una funzione del genere, appunto, si può derivare infinite volte, ma siccome una funzione olomorfa che c'era una derivata era una funzione del genere, automaticamente a quel punto la funzione, una volta che c'ha una derivata, la deve avere infinita. Ok, allora, dimostrazione. Basta mostrare, allora B0R è aperto, basta mostrare che il teorema, diciamo che dato epsilon maggiore di 0, il risultato è vero in B0R meno epsilon per ogni epsilon.
Questo è ovvio, perché mi metto, perché l'unione delle sferette aperte di raggio R meno epsilon varia di epsilon, fa la sfera di raggio R. Però perché mi metto una sfera di raggio R meno epsilon? Perché lì c'ho convergenza totale. Allora, cosa facciamo? Fissiamo un, chiamiamolo Z0, perciò l'ho centrata in 0 per poter fissare un punto particolare che adesso lo voglio chiamare Z0 appartenente a B0 R meno S. Allora io cosa devo fare? Chi è F' di Z0? F' di Z0 uguale al limite per Z che tende a Z0 di somma per n che va da 0 a infinito diagonale n z alla n meno somma per n che va da 0 a infinito diagonale n z a 0 alla n fratto z meno z a 0. E io voglio vedere che in realtà questo qua è uguale a somma per n che va da 1 a infinito di n a con n z0 alla n meno 1. Allora, notate che questo lo posso scrivere, allora, a con 0 ci sta di qua e quindi se ne va, f' di z0 lo posso scrivere come limite per z che tende a z0 di somma per n che va da 0 a infinito di a, n che va da 1 a infinito, perché abbiamo detto con 0 meno con 0 si elide. E posso scrivere z alla n meno z0 alla n fratto z meno z0 fratto z meno z0. Allora, cominciamo a vedere che z alla n meno z0 alla n fratto z meno z0, questo è uguale a z alla n meno 1 più z alla n meno 2 z0 più z per z0 alla n meno 2 più z0 alla n meno 1. Quindi quando vado a fare il modulo di questo, questo è uguale al modulo di questo, che è minore o uguale alla somma dei moduli. Che è minore o uguale di n per, allora, ciascuno di questi moduli è modulo di z a una certa potenza, per modulo di z a 0 ha la potenza che rimane, però la somma delle due potenze fa sempre n meno 1. Quindi questo, siccome siamo per tutti e due i punti siamo nella sfera di centro 0 di raggio r, questo è minore o uguale, ognuno di questi moduli, di r alla n meno 1. Perché sia questo che questo di r meno epsilon, perché stavamo a sfera di raggio r meno epsilon, di r meno epsilon, quindi qua è minore uguale di r meno epsilon alla n meno 1, poi i contributi sono n e quindi abbiamo n per r meno epsilon alla n meno 1. Quindi la somma
per n che va da 1 a infinito di modulo di agon n per z alla n meno z0 alla n fratto 0 meno 0 questa qua è minore uguale di somma per n che va da 1 a infinito di n agon n per r meno epsilon alla n meno 1. Questa qua è una serie convergente. Per qual motivo? Questa è una serie reale. Somma di agon n r alla n, r alla n convergeva. Scusate, r meno epsilon alla n convergeva totalmente in meno r, in meno r meno epsilon, meno parentesi r meno epsilon più r meno epsilon. Quella sì, la potevo derivare a termine a termine, continuavo a convergere totalmente. Quindi questa qua, nel punto r meno epsilon, questa serie qua converge. Questo che cosa vuol dire? Qua è indipendente da z nell'intorno, quindi vuol dire che nell'intorno di z a 0, qua siamo, qua è l'origine, qua c'è z a 0, qua c'è z meno z a 0, in questo intorno questa serie converge totalmente. Quindi adesso io fisso un sigma maggiore di 0, esiste un indice n tale che la somma per n che va da n più 1 a più infinito di n agon n r meno epsilon alla n meno 1 è minore di sigma mezzo. Ok? Allora anzi facciamo sigma quarto. Oh, notate che anche questa serie qui la posso maggiorare allo stesso modo. Quando vado a fare la serie con i moduli, qua viene n, scusate, qua ci va modulo di agon n, agon n era complesso. Anche qua, anche qua quando ci metti i moduli dentro viene n modulo di agon n per questo modulo qua alla n-1, questo modulo qua pure lui è la minore di r meno epsilon. Quindi io vado a scrivere a dimostrare che questa tende a questa, basta dimostrare che la differenza tende a zero. Quindi se io vado a scrivere adesso somma per n che va da 1 a infinito di agon n z alla n meno 0 0 alla n fratto z meno 0 0 meno somma per n che va da 0 a infinito di agon n per n per 0 0 alla n meno 1, qua n parte da 1, questo è uguale a somma per n che va da 1 fino a n di agon n 0 meno 0 0 alla n fratto, scusate, z alla n meno 0 0 alla n fratto 0 meno 0 0 meno n agon n 0 0 alla n meno 1 più il resto chiamiamo rn. In realtà i resti sono due, quello di qua e quello di qua, però ciascuno dei due io so che è minore di sigma quarti, quindi so il modulo. Quindi io so che il modulo di rn è minore di sigma quarti per ogni z appartenente a b00, per ogni z appartenente a b z0 delta, dove delta è tale che non esco fuori dal cerchio di largo delle menozze, no? Dove delta è minore della distanza
di, diciamo, di R meno E meno il modulo di 0 a 0. A questo punto, quando Z tende a 0 a 0, questa chi tende? Questa è la derivata della funzione z alla n, e questa tende a n, a con n per z da 0 alla n meno 1, quindi scusate, sì, per ogni n fissato questo tende a 0, ma qua la somma è finita, n va da 1 a n, quindi la somma tende a 0, quindi questo tende a 0, questo non lo so perché a priori non lo sappiamo, ma cosa possiamo dire? Possiamo dire che esiste un delta primo minore di delta, tale che se z meno z0 è minore di delta primo, siccome questo tende a 0 a 0, il rapporto incrementale fatemi cancellare qua, quello che io ho scritto non è altro che f di z meno f di z a 0 fratto z meno z a 0, che sarebbe questo, che poi riduciamo a questo più una parte del resto che finiamo qua dentro, meno questa qua che è quella che poi sarà f primo di z a 0 è minore, allora questo era minore di sigma quarti più sigma quarti sigma mezzi, scusate, questo è sigma mezzi perché non sigma quarti, perché questo qua, i resti erano due, uno veniva da qua e uno veniva da qua, ciascuno dei due era minore di sigma quarti, il modulo della somma è meno uguale alla somma dei moduli, quindi sigma quarti più sigma quarti sigma mezzi. Se delta prima è abbastanza piccolo, questo tende a zero, quindi me lo posso far diventare minore di sigma mezzi, allora il modulo della somma è meno sempre meno la somma dei moduli, allora il modulo di questo sigma mezzi più il modulo di questo fa sigma mezzi, che è uguale a sigma. Allora cosa ho dimostrato? Io ho fissato un sigma positivo, ho fatto vedere che da un certo, diciamo, che esiste un intorno di 0 a 0, tale che in quell'intorno di 0 a 0 la mia funzione, il rapporto incrementale della mia funzione meno la quantità a essere derivata è minore di sigma, e quindi che vuol dire? Che il limite di questo è uguale a questo, ma per definizione se il limite di questo è uguale a questo vuol dire che questa è la derivata, quindi ho fatto bene a chiamarla f di 0 a 0. Quindi effettivamente una funzione che è la somma di una serie di potenze si può tranquillamente derivare a termine a termine. È una dimostrazione un po' diversa da quella che abbiamo fatto in analisi 2, ma ci voleva perché, per non complicare le cose, perché l'analoga di questa sarebbe stata più complicata. Dopodiché ci è rimasto ancora una cosa da dimostrare, vediamo se ci abbiamo il tempo. Chi è? Tamburino? Tamburino. Allora non c'è. Ok, allora dico solo una cosa, perché due minuti mi toccano ancora. Allora ci rimane, intanto vi dico cosa ci rimane da dimostrare. Ci rimane da dimostrare che nel teorema che faceva vedere che F si poteva sviluppare in serie di Taylor, l'integrale si poteva portare dentro e fuori la serie, ok? Dopodiché voglio dire anche un'altra cosa: se voi avete una funzione di variabile complessa su omega, su un aperto omega, avete f e f con il gamma, queste non possono essere omorfe tutte e due, è banale, perché se questa è uguale a u più ib, questa qua è uguale a u meno ib. Allora quando andiamo a fare le condizioni di uscirino non mi trovate, cambiando segno solo alla v non si trovano le condizioni di uscirino, o si trova l'una o si trova l'altra. Infatti vi ricordate, se vi ricordate, z era omorfa, z coniugato no. Allora questo ha un interessante corollario: se il modulo di f di z è costante, ah beh, c'è un caso in cui sono omorfe tutte e due, quando è? Quando non
No. Devo sempre soddisfare la condizione di Coscivino. Se sono reali, vuol dire che V è uguale a 0. Ma allora V uguale a 0, derivato uguale a 0, le derivate di U sono uguali a 0. Quindi la funzione è co. In realtà non serve che V sia uguale a 0, serve che U e V siano costanti. Se U e V sono costanti, quando andate a fare la derivata di U e di V erano tutte 0, o col più o col meno. Quindi queste due non possono essere omorfe tutte e due a meno che non siano costanti. La F non sia costante. Il corollario di questo teorema è che se in una, diciamo in un intorno di 0 a 0 il modulo di F risulta costante, allora in quello stesso intorno la funzione deve essere costante. Per quale motivo? Beh, se il modulo è 0, la funzione è 0. Allora possiamo supporre che questa sia una costante diversa da 0. Implica, esiste W complesso tale che il modulo che è tale che F di 0 qual è? A W per ogni 0 in X 0 a 0 F. Per quale motivo? Se questo è costante diverso da 0, chi è il coniugato? Il coniugato è il modulo quadro fratto F. Ok? È C quadro fratto F di 0. Allora, siccome F di 0 non è 0 perché il modulo è diverso da 0, quindi questo qua lo posso fare. Ma voi sapete benissimo che una funzione composta, prodotto di rapporto, cioè di funzione di variabile complessa, è olomorfa pure lei. Quindi funziona omorfa, omorfa pure lei. Allora questa sarebbe omorfa pure lei. E allora l'unico caso in cui F coniugato possono essere omorfe tutte e due è che sia costante. Ok?